polizia provinciale. Che cosa ha portato? Abbiamo portato un cigno che si pensa abbia ingerito un qualcosa dal lago. Dottor Fornari, Giulia, Leo, è arrivata alla polizia provinciale con un cigno, dottore. Allora, dottore, questo cigno? Allora, hanno riportato che dovrebbe avere un amo in bocca o in gola, adesso controlliamo. Che cosa terribile! E come si può fare allora, dottore? Ora lo confermerete? Adesso facciamo una radiografia per vedere se c'è l'amo e dov'è, dopodiché lo operiamo. La radiografia ha confermato la presenza di un amo, eccolo, abbastanza grosso. Mamma mia, poverino! Non è molto in profondità, per cui con una brevissima anestesia probabilmente riusciamo a estrarlo direttamente dalla gola, senza operazioni. Quindi lo fate subito? Sì, sì. Allora, dottore, avete operato il cigno? Sì, è andato tutto bene, abbiamo tolto l'amo. Sono bastati pochi minuti in anestesia gassosa per arrivare all'altezza dell'amo, sfilarlo e toglierlo. Vai, piccolino, però ora lui non potrà tornare subito nel lago, dottore, è troppo piccolo. È rischioso rimetterlo nella sua famiglia perché le altre famiglie di cigni potrebbero attaccarlo, sono molto territoriali i cigni. E quindi, in buona sostanza, signorino, rimarrai ospite del Cross Stella del Nord ancora per un po', dico bene, dottore? Sì, quando sarà cresciuto saprà difendersi, possiamo lasciarlo libero. Amici, io non posso che ringraziare i nostri bravi veterinari perché salvare gli animali è la nostra missione, la missione del CRAS Stella del Nord e la missione della Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente.